Parliamo subito del caso Biancheri, di questo rimpasto in giunta. Qual è la vostra posizione? Beh, innanzitutto la nostra posizione è quella di continuare a fare un'opposizione costruttiva, non becera come è stata fatta negli anni passati. Continuiamo la nostra attività amministrativa politica tentando con i dati e con i fatti a far comprendere quale il nostro apporto migliorativo a quello che è la città di Sanremo. E c'è stato un po' di, abbiamo notato un po' di attività frenetica in questo ultimo periodo dovuto appunto a queste, al vociferare di questo rimpasto di giunta che ad oggi non ha ancora avuto nessun diciamo riscontro ufficiale, perché e tante parole, tanti fatti. Noi stiamo aspettando che Biancheri faccia le sue scelte e poi ovviamente ci incontreremo, interverremo e diremo la nostra. Come opposizione vi siete incontrati con gli altri o insomma aspettate ancora? Beh, diciamo che come Forza Italia noi manteniamo la nostra identità, ci siamo incontrati con il nostro commissario cittadino e mi sento quotidianamente con il nostro coordinatore provinciale Marco Scagliola, con il quale abbiamo fatto un po' il punto della situazione e condivido pienamente anche le sue dichiarazioni che sono state fatte nel merito appunto di continuare la nostra attività di opposizione costruttiva per la città di Sanremo, perché vogliamo bene la nostra città, amiamo il nostro tessuto sociale, amiamo il nostro tessuto imprenditoriale e tentiamo di dare il meglio di noi in consiglio comunale ma anche in giro per la città. E questa attività è volta ovviamente a dare un'apertura a chi? A comunque ai moderati, ai centristi, coloro i quali diciamo in questi ultimi anni si sono un po' rifugiati dietro un non vado a votare, dietro a un la politica mi ha stufato, dietro a una sorta di astensionismo che ha dato un grosso danno soprattutto al nostro partito Forza Italia. Quindi noi oggi cosa dobbiamo pensare? Noi dobbiamo pensare a riportare questi soggetti, queste persone moderate, questi cittadini che ci sono un po' dispersi, che comunque fanno parte naturale della nostra attività e della nostra diciamo, credo politico di Forza Italia, per riportarli diciamo, a interessarsi di quello che è l'aspetto cittadino. E diciamo che da quello che si evince anche il sindaco ascolta un po' la posizione che Forza Italia ha fatto in quest'ultimo periodo.